Nel panorama educativo globale odierno, le risorse educative aperte sono uno strumento potente, soprattutto per i progetti europei e internazionali. Ma quali vantaggi competitivi portano con sé le risorse educative aperte? In primo luogo, l'accesso globale. Chiunque può accedere alle risorse educative aperte, ovunque e in qualsiasi momento, e può utilizzarle in conformità con la legge sul copyright, che ne amplia significativamente la portata. In secondo luogo, l'efficienza in termini di costi. La disponibilità gratuita di risorse educative aperte consente agli studenti e insegnanti per risparmiare sui costi del materiale didattico. Terzo, collaborazione. Le risorse educative aperte promuovono la collaborazione tra istituzioni educative di paesi e culture diverse. È chiaro a tutti a quali condizioni i materiali creati congiuntamente possono continuare ad essere utilizzati. Quarto, tempestività e adattamento. Le risorse educative aperte possono essere facilmente aggiornate e adattate, anche dopo la fine del progetto, e possono anche essere migliori adattati alle esigenze specifiche diventano, e l'inclusione è importante. Tutti gli aspetti garantiscono che le risorse educative aperte siano più ampiamente distribuite e utilizzate rispetto ai materiali tradizionali. Puoi anche descrivere questi vantaggi nelle tue proposte di progetto. Per gli enti finanziatori è importante che il loro sostegno abbia un impatto. Naturalmente ci sono anche delle sfide. Abbiamo alcuni consigli per voi. Primo, i partner di progetto spesso hanno bisogno di essere introdotti alle risorse educative aperte. Secondo, è meglio scegliere una licenza specifica nella domanda congiunta. Raccomandiamo la licenza CCBI 4,0 internazionale. Questa licenza ha il vantaggio che tutti coloro che utilizzano risorse educative aperte devono riconoscere il proprio progetto. Terzo, soprattutto quando si utilizzano illustrazioni o si coinvolgono specialisti di design professionale, è importante che tutti siano d'accordo con la licenza aperta. Quarto, se si hanno specifiche servizi per le risorse educative aperte presso il tuo istituto, ad esempio una strategia, persone di contatto o archivi, anche questo dovrebbe essere menzionato in una domanda. E infine, le risorse educative aperte sono anche sostenibili e si adattano bene a tutti gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite.